Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di odontoiatria estetica e per farlo siamo in collegamento da Cosenza con la dottoressa Stefania Caracciolo. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera. Quindi, dottoressa, quando si parla di odontoiatria estetica, che cosa si intende? Oggigiorno l'odontoiatria è cambiata. Vi è una maggiore richiesta di bellezza da parte del paziente e vuole quindi un sorriso bello in tempi e costi contenuti. Un bel sorriso è importante ed è importante per avere un'alta opinione di sé, un'alta autostima di sé e per sentirsi più attraente ed è quindi un biglietto da visita. L'odontoiatria estetica quindi è proprio questo, l'odontoiatria insieme alla bellezza del sorriso e quindi all'estetica del sorriso. Andiamo a vedere appunto la bellezza del sorriso. Spesso vi sono pazienti che sono avanti con l'età e quindi si dicono prossimi alla morte. E quindi vengono in studio soltanto per trattare emergenze, urgenze. Bisogna far capire a questi pazienti che questo è sbagliato, perché l'età non preclude il trattamento e non preclude il benessere e la cura della salute orale. Spesso trattano soltanto le urgenze per impossibilità economica oppure per scelte sbagliate. Vi sono dei pazienti che molte volte hanno la macchina grossa, spendono soldi e non, magari poi non vanno a spendere soldi per trattare il benessere della salute orale, quindi per pensare al sorriso, quindi magari hanno denti mancanti o denti gialli, o vi sono pazienti che hanno abiti firmati, la borsa firmata, bellissimi capelli, bellissime unghie, però non hanno un sorriso gradevole. Spesso lo fanno anche per una scarsa autostima o per il dentista. Oggigiorno la paura del dentista è motivata proprio perché vi sono trattamenti indolori, veloci e che non causano stress. L'odontoiatria estetica. L'odontoiatria estetica appunto viene effettuata grazie a ortodonzia invisibile, a otturazioni estetiche, a filler labbra, a deflex, impianti, sbiancamento e faccette estetiche. Lo sbiancamento sarebbe sia domiciliare che professionale. Professionale viene effettuato in studio, quindi il dentista applica sui denti un gel appunto sbiancante che è a base di perossido di idrogeno, di carbamide, spesso al 36%, quindi lo sbiancamento professionale percentuali alte. Questo serve appunto per sbiancare tutti i denti o soltanto alcuni denti che sono più scuri e quindi si vogliono sbiancare soltanto determinati denti. Dopodiché il paziente potrà portare a casa dello sbiancante con una percentuale più bassa e delle mascherine trasparenti per poter effettuare lo sbiancamento domiciliare, quindi mantenere il bianco dei denti. Le otturazioni estetiche sono effettuate in composito, è un materiale che ha lo stesso colore del dente, quindi sono otturazioni che vengono effettuate dopo che si elimina una carie e la ricostruzione viene effettuata con questo materiale, che è un materiale all'avanguardia, innovativo, è altamente estetico e quindi non si nota l'otturazione. Non si nota il dente dove è stata fatta l'otturazione, in quanto sembreranno tutti denti naturali, al contrario invece delle vecchie otturazioni dove vi erano queste ricostruzioni scure, quindi queste ricostruzioni nere fatte in amalgama d'argento che sono anche brutte a vedersi. Dottoressa, per quanto riguarda gli allineatori, che cosa sono? Gli allineatori sono delle mascherine trasparenti, quindi si tratta di fantasmini. Si possono mettere a qualsiasi età, quindi sia per l'adolescente che per l'adulto, e servono appunto per spostare i denti, allinearli, avere denti dritti. Sarebbe l'equivalente dell'apparecchio fisso, soltanto che sono molto più belli esteticamente proprio perché non c'è il metallo e quindi non si vedono quei bottoncini metallici che sono sgradevoli. Sono quindi mascherine con una termomemoria, sono elastiche, come già detto sono trasparenti, sono comode da indossare, sono attive, quindi funzionano appena si mettono in bocca, hanno maggiore efficacia durante la notte grazie al movimento della deglutizione e vi sono degli esercizietti che vengono fatti 15 minuti durante il giorno per poter aumentarne l'efficacia. Al paziente verrà dato un CT dove viene fatto vedere il paziente da dove parte, i vari step e il risultato finale. Questi apparecchietti vanno cambiati ogni 2 mesi,
vengono portati dalle 10 a un massimo di 14 ore al giorno, quindi il paziente può portarle 8 ore durante la notte, quindi mentre dorme, e 5 ore la mattina, e quindi a pranzo, a cena e il pomeriggio è libero. Proprio per questo vengono consigliati anche agli adulti. E ovviamente maggiori saranno le ore di utilizzo e minore sarà la durata della terapia. Dopo il trattamento verrà applicata una mascherina di contenzione che verrà portata per pochi mesi in maniera tale da non avere recidive. La pulizia viene effettuata con acqua fredda proprio perché il calore potrebbe modificare l'elasticità dell'apparecchietto e verranno disinfettati con colluttorio. E nel contempo, la novità, l'innovazione è proprio questa, che mentre si allineano i denti si possono anche sbiancare, perché all'interno delle mascherine trasparenti può essere inserito lo sbiancante. Questa correzione è molto importante, proprio perché dà giovamento alla postura e all'articolazione temporomandibolare. Benissimo, dottoressa, invece che differenza c'è tra impianti e deflex? Perfetto, gli impianti e le deflex si mettono entrambi quando vi è una mancanza di denti, o mancano tutti i denti o mancano alcuni denti. Di solito il dentista consiglia gli impianti perché sono appunto fatti in titanio, titanio puro, non creano allergia, sono di ultima generazione. E la paura degli impianti è motivata proprio perché vengono fatti dopo aver effettuato l'anestesia e il trattamento chirurgico ormai è molto più veloce rispetto ad un trattamento conservativo. Si possono mettere anche in assenza di osso, in quanto vi sono impianti zigomatici, si può fare il rialzo del seno mascellare e si può fare rigenerazione ossea. Vi sono impianti post-estrattivi, quindi si estrae il dente e contestualmente si inserisce l'impianto e possono essere fatti con o senza lembo, quindi effettuando sotto forma di flapless, come si vede in foto, dove non è stata toccata la gengiva, cioè è stato effettuato un piccolo foro a livello della gengiva e dell'osso ed è stato inserito l'impianto, senza traumi e senza stress. La deflex invece è una protesi mobile, a differenza degli impianti che sono delle protesi fisse, cioè durano per sempre. La protesi mobile si può mettere e togliere e va tolta tutti i giorni per poterla pulire. Si pulisce con della mucchina alimentare in acqua e si sciacqua, quindi abbastanza facilmente. Può essere utilizzata sia come protesi provvisoria, quindi durante i 4 mesi dell'osteointegrazione dell'impianto, in quanto l'impianto va a sostituire la radice del dente e bisogna che si osteointegri all'osso per 4 mesi e poi dopo 4-5 mesi viene inserita la corona e quindi in questi 4-5 mesi per non avere lo spazietto si può utilizzare la deflex, oppure può essere utilizzata come definitiva, quindi come alternativa all'impianto. Le deflex, quindi, come già detto, possono essere parziali, sono protesi rimovibili, possono essere parziali, quindi se vanno a sostituire uno o più denti, possono essere anche totali, le deflex totali vanno a sostituire tutta l'arcata, quindi tutti i denti, e volgarmente sono quelle che vengono definite dentiere, anche se ad oggi le deflex sono proprio del materiale innovativo, difatti non hanno i ganci in metallo, sono altamente estetiche, senza metallo, i ganci non si rompono, sono invisibili, non vengono alterati i sapori in bocca. Non si pigmenta, quindi non si decolora la deflex al contatto con cibo e bevande. Vi è un ottimo rapporto di qualità e prezzo, proprio per questo spesso, anziché gli impianti, si scelgono le deflex, proprio per il lato economico. Altrimenti sono sempre preferibili gli impianti che non hanno controindicazioni. Le deflex quindi sono protesi mobili, elastiche e rimovibili. E flessibili, quindi vengono tolte ogni giorno per essere pulite. Si puliscono con abbondante acqua e a mucchina alimentare. Non sono rigidi, sono sottili, se cadono non si rompono. Sono trasparenti, possono essere anche di colore rosa chiaro o rosa scuro.
E quindi sono un'ottima alternativa agli impianti. Sono leggere, non causano allergie. L'odontoiatria estetica è correlata anche all'utilizzo dei fillet, che sono delle iniezioni di acido ialuronico, che vengono effettuate sia all'interno delle labbra per eliminare le rughe all'interno delle labbra, e vengono effettuate anche per ingrandire le labbra, ingrandire solo il labbro inferiore o solo il superiore o entrambe, o anche per dare la giusta forma, oppure per le rughe nasolabiali. Per l'ovale del viso, quindi si possono riempire anche gli zigomi, quindi per aumentare gli zigomi, e anche per dare quindi armonia alle labbra e al volto. Questa metodica è indolore, proprio perché prima dell'iniezione di acido ialuronico viene effettuata l'anestesia, che viene effettuata sotto forma di spray o sotto forma di crema. L'acido ialuronico è prodotto comunque dal nostro organismo, quindi non è tossico per la pelle, non fa male, viene quindi iniettato all'interno delle labbra o delle rughe come riempimento, e ha una, diciamo, durata che va dai 4 ai 6 mesi. Poi si riassorbe. Benissimo, quindi abbiamo visto anche cosa sono gli impianti e cosa sono i deflex. Dottoressa, spesso si sente parlare di faccette, che cosa sono? Sì, perfetto. Le faccette possiamo immaginarle come delle lenti a contatto, diciamo, soltanto che anziché agli occhi vengono messe ai denti. Sono fatte in zirconio oppure in ceramica. E servono per andare a cambiare il colore o la forma dei denti. Spesso uno o due denti sono più gialli rispetto agli altri, oppure capita che i denti non hanno una forma gradevole. E servono anche per chiudere gli spazi o per allineare da uno massimo di sei denti, che può andare da canino a canino. Anche per appunto renderli più bianchi. Con lo sbiancamento spesso non si arriva al bianco voluto dal paziente, perché bisogna ricordare al paziente che il dente non è bianco, ma è di un colore naturale avorio. Spesso però il paziente vuole proprio i denti bianchi bianchi, e quindi non arriva ad avere questa tonalità con lo sbiancamento, e quindi ricorre alle faccette, come fanno molti VIP e molte star in televisione. Eh sì, dottoressa, lo spazio dedicato a questa puntata è terminato. Io la ringrazio per il contributo che ha dato alla nostra trasmissione e spero di rivederla al più presto. Grazie, dottoressa. E Grazie per l'attenzione. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.